Per quanto mi... va bene? Allora, fate silenzio ovviamente adesso. Per quanto riguarda le moni, io l'ho già spiegato l'anno scorso, rivediamo velocemente le formule, anche perché si collega con la parte di laboratorio che state svolgendo adesso. Allora, noi vedremo le moni attraverso l'utilizzo dei fattori di conversione e nel mio compito, nel compito che farete con me nelle interrogazioni, io vi lascio utilizzare un foglio, non due, un foglio con lo schema delle formule. È chiaro? Allora, ripassiamo velocemente le moni. Avremo tre grandezze che sono collegate alle moni. Avremo il concetto di mole e oltre al concetto di mole c'è il concetto di... Adesso se non fate silenzio perdo davvero la pazienza. Chiudo la bocca. Numero di particelle. Secondo, avete massa espressa in grammi. Infine, e sarà utilizzato moltissimo, volume espresso in litri, dovrei dire volume espresso in decimetri cubi, ma di solito nella pratica di laboratorio si usa il termine litro. Particelle, litro, e volume espresso in litri. Adesso chiudete la bocca, vi ricordo che dal punto di vista ufficiale si utilizza, dovrebbe usarsi solo il decimetro cubo, ma un decimetro cubo corrisponde a un litro e automaticamente avrete che un centimetro cubo, che si scrive anche come UCC, come pratica normale, sarà uguale a un millilitro. Che cos'è? Il volume che c'è di liquido segnalato nelle burette da una tacca e l'altra. Va bene? Allora, il concetto di mole è collegato a queste tre grandezze. Sopra le frecce inseriamo che cosa? Il fattore di conversione. Il fattore di conversione per passare dalla mole al numero di particelle non è nient'altro che il numero di Avogadro. Diviso 1, sotto, peso molecolare, naturalmente, per quanto riguarda il numero di particelle dovete essere voi che ragionate. Se io sto parlando di acido solforico, essendo una sostanza composta saranno molecole, se io sto parlando di una sostanza semplice saranno atomi, se io sto parlando della conducibilità elettrica dentro un conduttore potrebbero essere elettroni, quindi siete voi che dovete scegliere le particelle più opportune. Invece, per quanto riguarda la massa, mettiamoci nel caso che siano molecole, che cosa dovrò fare? Il fattore di conversione sarà peso molecolare diviso 1 e, state bene attenti, nel caso del volume di una soluzione, 1 diviso la molarità. Allora, 1 fattore m grande che sarà la molarità. Da questo punto di vista, allora vi ricordo, i fattori di conversione sono direttamente collegati al verso delle frecce. Se io ho tre moli e voglio sapere qual è la massa, prenderò 3 e moltiplicherò per il peso molecolare di 18. Se io ho tre moli e voglio il numero di particelle, prenderò 3 e moltiplicherò per il fattore di conversione così com'è, senza capovolgerlo. Invece, se mi sembra ovvio che lo schema è fisso, sempre, l'esercizio è variabile. Se l'esercizio vi dà la massa e avete bisogno delle masse, delle moli, che cosa dovete fare? Massa
mi muovo in direzione opposta. Per uno fatto bene. Quindi, muovendomi in direzione opposta, che cosa devo fare? Massa per uno diviso il peso molecolare. Se l'esercizio richiede una certa massa di acido solforico da quante molecole formate, dovete individuare il punto iniziale e il punto finale dell'esercizio. Siete obbligati a passare attraverso le molecole perché non c'è il collegamento diretto tra questi due. La massa moltiplicata per 1 diviso il peso molecolare, per cui vi muovete come? Per la prima parte in direzione opposta alla freccia. Massa per 1 diviso il peso molecolare. Poi la seconda freccia è parallela alla prima. Posso scrivere tutto assieme scrivendo muovendomi in direzione parallela, moltiplicarla per questo fattore. Quindi, se io volessi il numero di particelle partendo dalla massa, che cosa farei? Massa per 1 diviso il peso molecolare per 6,022 per 10 alla 23 fatto 1, e avrei il numero di particelle. È chiaro o no? Ho detto quello che c'era scritto, l'ho detto prima. Adesso non voglio più perdere la pazienza. È chiaro? Allora, siamo d'accordo? Quindi, abbiamo visto, questo l'abbiamo già visto abbondantemente l'anno scorso. Io rilascio questo schema, quello come farete gli esercizi con la mia collega di laboratorio, lo gestite con lei. È chiaro o no? Per quanto riguarda fondamentale invece, a me interessa moltissimo che cosa? Questo, e cioè la molarità. La molarità è un termine di concentrazione. Adesso accenno al secondo schema che dovete usare, va bene? E attraverso questo secondo schema introdurrò il concetto di concentrazione. La concentrazione non l'abbiamo vista l'anno scorso, giusto? Allora, cominciamo a vedere lo schema. Lo vediamo adesso, sì. Stavo dicendo, quindi abbiamo qui da cancellare la spugna. Allora, abbiamo. Cominciate a copiarlo, poi spiegherò. Nel dettaglio le concentrazioni. Che secondo schema, concentrazioni. Sopra in alto si fanno i 3%. Sopra in alto scrivete per cento peso, per cento peso volume, per cento volume. Poi sotto, l'abbiamo già fatto, grammi su litro, mi sembrava, e sotto la molarità. Allora, i fattori di conversione quali sono? Questi, giusto? E il fattore di conversione per passare dal percento peso-peso al percento peso-volume, che cos'è? La densità totale diviso 1. Invece, per passare dal percento volume-volume al percento volume peso-volume, che cos'è? La densità della specie diviso 1, qui è 10, diviso 1, qui che cos'è? 1 diviso il peso molecolare. Però c'è scritto sotto a... No, dall'altra parte lì, sotto. 10 diviso 1, grammi su litro. Allora, ripassiamo velocemente. Queste sono tutte concentrazioni. Qual è il termine che conta di più nel calcolo delle dal punto di vista chimico? La molarità. Ed è la molarità. Lo vedete bene e collega i due schemi. È chiaro o no? La molarità è qua. E la molarità c'è qua. Quindi dovete usare uno o l'altro a seconda di quello che vi viene chiesto nell'esercizio. È chiaro? Ripassiamo. Di totale, cioè di totale la parte di... Densità totale diviso 1, densità della specie diviso 1. Dopo, vediamo un esercizio velocissimo per ripassare questi concetti. Ma tanto, ero sicuro, quasi, che li avessimo fatti,
quello che mi interessa soprattutto adesso, dovremmo vedere l'equilibrio chimico e per vedere l'equilibrio chimico ripassiamo al concetto di... Dunque, se ho detto che lo rivediamo dopo, adesso facciamo attenzione. Allora, per quanto riguarda questo schema, il collegamento l'ho già fatto, queste sono concentrazioni. Ripassiamo velocemente le caratteristiche delle concentrazioni. Uno, le concentrazioni sono grandezze intensive. Che cosa vuol dire? Magari scriverlo. Uno, grandezze intensive. Mi danno un'idea della qualità. Esempio, la temperatura è una grandezza intensiva. La qualità che cosa sarà? Caldo o freddo? Della qualità. Temperatura, caldo, freddo. Vediamo, un'altra caratteristica fondamentale che cos'è? Un'altra grandezza di chiusa è la densità. Capite benissimo, la densità mi dà un'idea, per esempio, di quanta materia è racchiusa in un certo spazio. Se è denso, capite benissimo che la spugna non è densa, invece se io avessi un altro oggetto, la densità è già decisamente maggiore. È chiaro? Qualità, densità. La densità ci dà lo spunto per ragionare velocemente sulle grandezze intensive. Quando noi abbiamo una grandezza intensiva, qual è la densità? Non sempre, ma spesso, densità di un oggetto, chiamiamola densità totale. Ma che cos'è uguale alla massa diviso il volume? Massa espressa come grammi, volume di solito espresso come centimetri cubi o millilitri. Va bene? Allora, da questo punto di vista voi potreste dirvi, io vi ho parlato delle grandezze intensive che mi danno un'idea della qualità. Le altre grandezze sono di tipo estensivo. Le grandezze di tipo estensivo mi danno un'idea della quantità. Se io vi dico che ho 3 kg di ferro, capite più o meno quanto ferro possiedo. Se io vi dico che ho 3 decimetri cubi di ferro, capite anche in questo caso quanto ferro possiedo. Quindi che cosa possiamo dire? Che la massa e il volume sono delle grandezze estensive, giusto o no? Perché mi danno un'idea della quantità. Il rapporto tra due grandezze estensive, che cos'è? Una grandezza intensiva. È chiaro a tutti? Come faccio a dimostrare che è una grandezza intensiva? Immaginiamo la spugna. Io voglio, posso cancellare di qua? Io voglio calcolare, con la mia spugna, voglio calcolare la sua densità. Che cosa farò? Misurerò la massa, densità, spugna, misurerò la massa e dividerò per il volume, giusto? Come faccio a misurare il volume? Misurerò lo spigolo, questo parallelepipedo, con precisione misurerò i 3 spigoli, mi moltiplico e avrò il volume. Per quanto riguarda la massa utilizzerò una bilancia e avrò la misura della massa. Il rapporto che cosa mi darà? La densità. L'abbiamo già visto fino alla NASA l'anno scorso e lo capite, adesso posso anche andare più velocemente. Siamo d'accordo su questo. Adesso, se io prendessi la spugna e la tagliassi esattamente a metà, rifacciamo il calcolo, che cosa avrebbe? La massa sarebbe la metà, il volume sarebbe la metà. In base alle proprietà delle frazioni, che cosa vedete? Vedete che diviso 2 lo posso cancellare e io che cosa ho? Anche se avessi mezza spugna, basterebbe fare la massa inizia, ottengo che cosa? Lo stesso risultato della spugna intera. Che cosa vuol dire? Che la misura della massa della spugna non dipende da quanta spugna possiedo, ma se non dipende da quanta spugna possiedo è una grandezza intensiva, perché è una qualità.
È chiaro a tutti? Va bene? Quindi le grandezze intensive vi danno un'idea della qualità. L'aspetto negativo qual è? Cioè l'altro aspetto che non viene considerato. Se io vi dicessi fareste il bagno dentro l'acqua a 16 gradi centigradi, no, direi che si può fare, non sarà caldissima. Fareste il bagno dentro 70 gradi, se volete vessarvi, sì. Basta! Però se io vi dico che ho dell'acqua a 16 gradi, non capite se io possiedo una vasca da bagno, un bicchiere d'acqua, una bottiglia d'acqua, una piscina, un oceano. Avete capito? Sì. Quindi le qualità non mi danno un'idea della quantità. Vediamo subito un'altra caratteristica estensiva, un'altra caratteristica non intensiva, di una certa importanza. Siamo nella patria del vino, quindi parliamo di gradazione alcolica. Un onesto, va bene, va sui. Quanti gradi fa un onesto Barbera? Un onesto Barbera, anzi più che onesto Barbera, va sui 3, basta! Basta! Va sui 13 gradi ed è già un ottimo Barbera. Quando io vi dico 13 gradi, l'aggettivo a cui fa riferimento 13 è alcolico, non alcolico, giusto? Se io vi dico che ho un onesto Barbera a 13 gradi, benissimo. Voi vi fate un'idea di quanto è la bevanda alcolica. Non sapete se ne ho un bicchiere, una bottiglia, una damigiana o una botte. È chiaro a tutti? Va bene? Stessa cosa. Io parlassi di una soluzione in cui misuro la concentrazione dello zucchero, che cosa poi l'aggettivo che cosa sarà? Dolce. Se la concentrazione è alta sarà più dolce, se la concentrazione è più bassa sarà meno dolce. È chiaro o no? Se invece dello zucchero parlassi del sale, l'aggettivo sarebbe salato e via dicendo. In generale, l'aggettivo collegato alle concentrazioni quale sarà? Soluzione più concentrata, soluzione meno concentrata. È chiaro o no? Quindi passate, andate. Allora, se avete capito questo, e cioè il discorso collegato alle concentrazioni, che cosa possiamo dire per quanto riguarda le concentrazioni? Perché sono espresse in tanti modi. Voi avete, allora, quindi cominciamo a mettere, a ripassare velocemente, abbiamo detto, caratteristiche delle concentrazioni. Uno, è una grandezza intensiva, spero che sia un concetto chiaro. Due, è un rapporto. Nel 99% c'è solo un'eccezione, ma tanto io non la faccio, quindi non vi dovete preoccupare. Nel 99%, con una sola eccezione, è un rapporto tra una quantità, quindi concentrazione è un rapporto tra, scusate, quantità e quantità. Concentrazione di, io misuro sempre la concentrazione di un qualcosa, concentrazione di alcol e avrò la gradazione alcolica, concentrazione di zucchero avrò la gradazione in grado zuccherino, concentrazione di sale eccetera. Visto che io mi metto nel caso generale, dico di, devo dire, quello di cui misuro la concentrazione, avrò una quantità di, che sarà quello di cui misuro la concentrazione. Se io ho alcol, che cosa sarà la quantità di alcol? Se io ho lo zucchero, che cosa sarà la concentrazione di zucchero? Qui avrò la quantità di zucchero. Diviso un qualcosa riferito al tutto. Totale. È chiaro o no? Allora, prima vi avevo disegnato 5 modi per esprimere la concentrazione, in realtà ce ne sono anche di più. Ma questi 5 modi per esprimere la concentrazione, perché ci sono tanti modi per esprimere la concentrazione? Perché la quantità può essere espressa in diversi modi. Per esprimere la quantità di una sostanza, che cosa posso avere? Grammi, volume, millilitri. Posso avere le moli. Al denominatore che cosa posso avere? Massa totale,
volume totale, moli totali. Capite bene, non sono vincolato al fatto di avere al numeratore e al denominatore la stessa quantità, posso benissimo sopra avere i grammi, sotto avere il volume. Quindi capite benissimo che le combinazioni per misurare la concentrazione sono molteplici. Siamo tutti d'accordo? Va bene o no? Benissimo. Quindi il secondo punto, qual è i modi per esprimere le concentrazioni sono molteplici. Terzo punto, velocemente, le leggi collegate alla alle concentrazioni esse sono molteplici. Le leggi collegate alle concentrazioni sono moltissime. Vediamo subito una legge di una certa importanza, la legge Mervyn. La legge Mervyn è una legge penale, fa riferimento agli scarichi che possono essere liberati da una qualsiasi azienda, per esempio. Ed è formata penale, che cosa vuol dire? Una multa. No. E si va in prigione. È chiaro o no se non viene rispettata? Allora, questa legge penale fa riferimento, ho detto, a due tabelle. Queste due tabelle ci sono le condizioni. Scarico dentro una fogna, tipo lavanderia in una città, va bene? Io ho il mio scarico della mia lavanderia che va nella fogna. Benissimo, c'è una tabella relativa alla rete fognaria. Scarico invece dentro un torrente, lago, fiume, mare, seconda tabella, si chiamano acque libere. È chiaro? Seconda di dove scarico, vado a vedere la tabella corrispondenza. La tabella è molto semplice, c'è un elenco di sostanze nocive. Se le sostanze nocive che io scarico, ogni tanto arrivano i carabinieri del NAS, prendono un bottiglietto di campione che di scarico che io produco, va bene? Da questo punto di vista nella legge c'è un sacco di, cioè, ci sono libri scritti da come si fa per elevare questa bottiglietta dello scarico. No, no, vedete, il primo, l'ultimo, metà, eccetera. Se avessi una cisterna, si preleva lo scarico con l'acqua sulla superficie in fondo a metà. No, lasciamo perdere questi aspetti. I carabinieri seguono le norme, prelevano una bottiglietta, la portano in un ufficio di analisi del comune, analizzando, vedono i risultati. Se le concentrazioni delle sostanze nocive presenti sono inferiori o al massimo uguali al valore previsto dalla legge, va tutto bene. Se i valori superiori sono superiori, automaticamente c'è la prigione, non si scherza con questa legge. È chiaro o no? Mi sembra anche giusto. Siamo tutti d'accordo? Una volta c'erano tre tabelle, perché quando hanno dato, fatto la legge, è andato un certo tempo perché le aziende avessero il tempo di piano piano adattarsi a tutti i parametri e poi dopo, ovviamente, essendo la legge già abbondantemente in vigore da un sacco di tempo, la terza tabella, chiamiamola tabella provvisoria, ormai non ha più valore, non ha più motivo di esistere. È chiaro a tutti o no? Benissimo. Seconda opportunità per valutare un'altra legge: se voi andate al supermercato e prendete una cosa che si chiama, se non sbaglio, fragolino, cosa che si ottiene partendo da dell'uva bianca, se non sbaglio, perché ce ne sono diversi modi. Non c'è più l'uva rossa. L'uva fragolino. Esperto. Ci sono due possibilità. Il fragolino al supermercato di solito, chiudete la bocca, e
una bevanda che si ottiene dalle uve bianche. Voi potreste dire, ma io ho pigiato dell'uva, l'ho chiamato, se ho pigiato dell'uva si deve chiamare vino. No, perché la gradazione del fragolino, anche per evitare problemi con il consumo di bare eccetera, ha una gradazione alcolica inferiore a quella prevista dalla legge per il vino. Se io vendo della sostanza, del mosto fermentato, che ha una gradazione superiore ai 9 gradi, si può chiamare vino. Se è inferiore ai 9 gradi, non posso chiamarlo vino. Autobasta! Infatti, su questa bevanda io avevo, se voi leggete l'etichetta con attenzione, c'è scritto mosto parzialmente fermentato. Quello che diceva il vostro compagno esiste anche. Un mosto che si ottiene da un vitigno che si chiama uva fragola, e questo mosto non può essere chiamato vino perché per altre caratteristiche, oltre la gradazione alcolica, c'è anche il tipo di vitigno. Il vitigno del vin della fragola, quella che chiamiamo comunemente fragola, si deriva dalla vite americana. La vite americana non è uno di quei vitigni il cui prodotto può essere, dopo la lavorazione, chiamato vino. È chiaro a tutti? Secondo esempio di legge in cui si fa riferimento alla concentrazione. Poi, da questo punto di vista in poi, quando io faccio i distillati, cioè aumento la gradazione alcolica mediante il processo di distillazione, esistono delle fasce di gradazione alcolica. In base a queste fasce si ha la tassa da pagare. Entro 16 gradi, mi sembra, si consideri ancora vino, da 16 a 22 vino liquoroso, eccetera, e oltre poi si entra nel superalcolico e via dicendo, a seconda di quello della gradazione alcolica del prodotto lavorato, la tassa cambia. Come riconoscete il pagamento della tassa? Su tutti i liquori voi che cosa avete? Una striscetta. Questa striscetta di carta rappresenta la tassa che è stata pagata. È chiaro a tutti? Benissimo. Quindi vedete che la misura della concentrazione è una misura fondamentale anche nell'interno della legislazione del nostro paese. Perché ci sono tanti modi per esprimere la concentrazione? Perché manco a farlo apposta, anche le leggi fanno riferimento alle concentrazioni ma espresse in modo differente. Se io parlo del vino parlo di percento volume volume, se io parlo della legge Merli ci sarà invece la molarità e via dicendo. Perché questo? Per un motivo molto semplice. E cioè le concentrazioni possono essere prodotte da me. Io sono un farmacista, devo preparare l'acido borico per disinfettare l'occhio, automaticamente se la concentrazione è bassa non uccide i batteri, se la concentrazione è troppo alta dà fastidio all'occhio, fa male all'occhio, la concentrazione deve essere corretta. Sono io che peso l'acido borico e poi aggiungo l'acqua in modo da avere quella certa concentrazione, giusto? Ma nella maggior parte dei casi le concentrazioni sono già state preparate, devono essere misurate con degli strumenti. Ogni strumento, manco a farlo apposta, dà la risposta della concentrazione in modo differente. Per finire faccio un esempio, sempre collegato alla nostra terra. Fermo. Noi abbiamo cantina sociale, arriva il contadino con l'uva, ovviamente la scarica, il guadagno che farà si basa, fermo, si basa sulla quantità di uva che consegna la cantina sociale, ma adesso non si fa più tanto, ma una volta il tecnico della cantina sociale prendeva una piccola aliquota di uva, la pigiava e misurava lo zucchero del mosto, cioè il grado zuccherino. In base al grado zuccherino il contadino guadagnava quantità di uva e grado zuccherino.
è chiaro che si misura ancora in modo diverso rispetto alla gradazione alcolica, rispetto alla molarità, ed è una cosa collegata al percento peso volume. È chiaro a tutti?